10 cose da sapere prima di prendere un criceto. Stai pensando di prendere un criceto, ma non sai bene a cosa andresti incontro? In questo video troverai numerose informazioni utili sui criceti che ti aiuteranno a decidere se può essere l'animale giusto per te e la tua famiglia. Prima di iniziare però ti invito a iscriverti al nostro canale Animal Advisor. In questo modo potrai sempre rimanere aggiornato su nuovi video sulla gestione degli animali che pubblicheremo ogni settimana. Grazie! I criceti sono generalmente ottimi animali da compagnia, facili da gestire e amichevoli. Ecco un elenco di cose che devi sapere prima di portare a casa il tuo nuovo amico peloso. 1. Sono animali notturni. Molte persone non lo sanno, ma i criceti sono animali notturni, quindi sono attivi di notte, a partire dal tramonto fino all'alba, e dormono durante il giorno. Di conseguenza, non sono una compagnia ideale durante il giorno, per esempio se ne vuoi prendere uno per farlo giocare con il tuo bambino. Di giorno infatti dovrebbero essere lasciati dormire indisturbati, perché se vengono svegliati di soprassalto potrebbero stressarsi e spaventarsi e arrivare anche al punto di mordere. Inoltre la loro attività notturna può risultare un po' rumorosa, quindi è bene avere un posto tranquillo e lontano dalla camera da letto dove posizionare la sua gabbia. 2. Hanno bisogno di molto esercizio fisico. Sebbene i criceti siano animali piccoli, hanno comunque bisogno di fare molto esercizio fisico. Di conseguenza è impensabile tenerli in una gabbia piccola o non farli mai uscire. Per assicurarti quindi che il tuo criceto faccia abbastanza esercizio fisico, ti consigliamo di installare una ruota nella sua gabbia. Alcune gabbie ne includono già una. Assicurati solo che sia della misura adeguata, in modo da non causare lesioni alla schiena del tuo criceto. Per capire se la ruota è delle dimensioni giuste, dovresti notare che la schiena del criceto rimane dritta mentre corre sulla ruota e non si incurva verso l'alto. Inoltre è necessario far uscire spesso il tuo criceto dalla gabbia per giocare ed esplorare. Bastano anche solo pochi minuti al giorno. L'importante è che in questo frangente tu lo tenga d'occhio in modo che non si perda né rosichi qualcosa per casa. Se non puoi tenerlo d'occhio, puoi allestire un recinto per lui dove metterlo per farlo muovere ed esplorare fuori dalla gabbia. Assicurati inoltre di acquistare una gabbia di grandi dimensioni, a più piani e con molto spazio per correre. Inserisci nella gabbia una quantità sufficiente di oggetti e giochi per il tuo criceto, come pure qualcosa da rosicchiare in modo che si tenga impegnato e faccia esercizio. 3. Non amano i rumori forti. I criceti usano principalmente l'udito e l'olfatto per percepire l'ambiente circostante, perché la loro vista è piuttosto scarsa. Rumori forti come passare l'aspirapolvere, urlare, guardare la televisione, ascoltare musica ad alto volume, così come sbattere le porte, possono spaventarli, quindi è meglio ospitarli in una stanza tranquilla ed appartata, se possibile, lontana da spifferi o correnti d'aria e da altri animali domestici che potrebbero spaventarli. Poiché dormono durante il giorno, il rumore può anche influire sul loro riposo e sulla loro salute. Cerca di parlare sempre con calma e dolcezza al tuo criceto quando lo tocchi e non dare mai colpi alla gabbia né fare rumore inutile nelle sue vicinanze. 4. Sono timidi. I criceti sono delle prede in natura, il che significa che è probabile che all'inizio siano un po' timorosi nei tuoi confronti. Potrebbero volerci settimane prima che tu possa prendere in mano o toccare il nuovo criceto. Fare amicizia con lui infatti richiede tempo e pazienza, è quindi inutile voler affrettare il processo. 5. Sono onnivori. Molte persone pensano erroneamente che i criceti mangino solo semi e verdure, in realtà sono onnivori.
Nella loro dieta i criceti hanno anche bisogno di cibi nutrienti come pellet, semi e frutta e verdura fresche. Le diete di pellet formulate sono la scelta migliore rispetto alle diete di semi ad alto contenuto calorico. Assicurati solo che il contenuto proteico della dieta sia compreso tra il 14 e il 17%. È inoltre utile integrare la dieta con piccole quantità di cibi freschi per varietà e interesse del criceto. Sono molte le verdure e la frutta che puoi offrire al tuo criceto, ma assicurati sempre di sapere cosa va bene e cosa no. Ad esempio, cetriolo, piccole quantità di cavolo, broccoli e carote, così come mele, banane e mirtilli, sono tutti ottimi spuntini occasionali, ma non devi mai dare al tuo criceto cipolle, avocado, melanzane, porri, pomodori, scalogno, aglio o agrumi. Per l'acqua l'ideale è inserire nella gabbia un beverino apposito, dove cambierai l'acqua ogni giorno. È importante anche non dare troppo da mangiare al criceto, poiché l'obesità può ridurre significativamente la sua aspettativa di vita. I criceti tendono ad accumulare e mettere via il loro cibo, quindi spesso è difficile sapere esattamente quanto cibo hanno mangiato. 6. I criceti vivono poco. I criceti vivono solo in media dai 2 ai 2 anni e mezzo. I più longevi possono arrivare fino a 4-5 anni di età, ma è raro. I fattori che ne influenzano la longevità includono la specie, la genetica, la dieta, l'esercizio fisico, l'ambiente di vita e le qualità delle cure. Se decidi di acquistare un criceto, assicurati che provenga da un allevamento affidabile, o meglio ancora, ne puoi adottare uno da un'associazione che li salva e li recupera. 7. Esistono diverse specie di criceti. Per offrire al tuo criceto le cure adeguate, devi essere ben informato sulla sua specie. Sono 3 le razze più comuni. I più diffusi sono i criceti dorati o siriani, che sono solitari per natura e non possono essere messi in gabbia assieme dopo aver compiuto 10 settimane, perché potrebbero litigare e arrivare persino ad uccidersi, in quanto sono molto territoriali. La seconda specie più comune sono i criceti russi nani o siberiani. Possono convivere con altri tipi di criceti se socializzati in tenera età, mentre da adulti generalmente rifiuteranno un nuovo compagno. In questo caso dovrai scegliere 2 animali dello stesso sesso in modo che non si riproducano. La terza specie sono i criceti cinesi, che hanno all'incirca le stesse dimensioni dei criceti nani, ma non sono così socievoli e preferiscono stare da soli piuttosto che in coppia o in gruppo. 8. I criceti sono bravissimi a fuggire. Questi animali intelligenti hanno la capacità di appiattire i loro corpi e passare attraverso fori e fessure molto piccoli. Tuttavia, poi è facile che si perdano e possono essere difficili da ritrovare. Inoltre, spesso vengono feriti o uccisi mentre sono in libertà. È bene quindi assicurarsi sempre che la gabbia del criceto sia resistente a prova di fuga e chiudere prontamente qualsiasi fessura che potrebbe permettere al criceto di uscire. 9. I criceti possono essere soggetti a malattie ereditarie. La riproduzione eccessiva di questi animali li ha purtroppo resi inclini a insufficienza cardiaca congestizia già a 6 mesi di età. I criceti sono anche soggetti a una malattia renale incurabile chiamata amiloidosi e sono suscettibili a molti tipi di batteri pericolosi che possono portare a diarrea e disidratazione. 10. I criceti amano tenersi puliti. I criceti si puliscono da soli e spesso lo fanno più di una volta al giorno. Non è quindi necessario lavarli né pettinarli, tranne se hai un criceto a pelo lungo che dovrai talvolta spazzolare. È invece necessario lavare la gabbia regolarmente, almeno una volta alla settimana, e pulire quotidianamente la lettiera, onde evitare che puzzi e il criceto non sia a suo agio.
Dopo la pulizia è importante risistemare sempre tutti gli accessori del criceto esattamente dove erano prima, in quanto i criceti sono animali molto abitudinari che non amano cambiamenti nella loro routine o gabbia. Grazie per aver guardato questo video. Speriamo ti sia piaciuto e ti sia stato utile. Se ti fa piacere, scrivicelo nei commenti e iscriviti al nostro canale Animal Advisor per rimanere sempre aggiornato su nuovi video sugli animali che pubblicheremo tutte le settimane.